Siamo con Aurelio Riera, è un storico presidente della regione Piemonte, anche lui presente all'accordo, alla firma dell'accordo fra Fise e MIPAF. Chiediamo però a lui le sue impressioni. E ci troviamo di fronte a una svolta, oserei dire epocale. Raggiungere un accordo con un ministero avente per oggetto la tutela dell'equitazione, ma soprattutto la tutela degli enti affiliati, i quali soffrono molto dal punto di vista economico, specialmente per quanto riguarda la pressione fiscale, che è stroncante dal punto di vista gestione economica. È venuto il momento di considerare non gli enti affiliati, non più come enti di speculazione e come società di guadagno, ma anche società di promozione e dell'equitazione. E invece gli uffici delle entrate considerano questi enti un po' enti un po' da sfruttare, che se vengano considerati gestori di un'elite economica che molto spesso non c'è. Per esperienza passata e per esperienza quotidiana posso dire che i clienti, i praticanti dell'equitazione, molto non molto spesso, sempre fanno grossi sacrifici anche dal punto di vista fiscale, e questo blocca uno sviluppo del settore. Quindi un accordo con gli organi ministeriali è, secondo me, un grande successo e che è da portare avanti e da coltivare per entrare sempre più nei dettagli. Non si comprende come mai il cavallo italiano, che era la produzione del cavallo italiano, che era famoso nel mondo, vabbè, D'Inzeo e compagni ci danno lezioni. Adesso il cavallo italiano è come se fosse un ronzino, si può dire, mentre ci stanno tanti allevatori. Come mai in Francia il Saint-Français viene considerato? Perché? Perché c'è un sostegno da parte dello Stato e dal Ministero dell'Agricoltura. E noi ci dobbiamo adeguare ai tempi, anche alla luce delle disposizioni della comunità europea, quindi non possiamo rimanere indietro, perché altrimenti il nostro allevamento si esaurisce e finisce a zero. Tutela di tutto, tutela soprattutto per il nostro allevamento e per i nostri prodotti. Ma per i nostri, però noi non comprendiamo perché dobbiamo andare a comprare i cavalli in Polonia, in Germania e in Francia e far arricchire i produttori esteri, mentre possiamo produrre, portare avanti dei prodotti di identica qualità, se non superiore. Perfetto, grazie mille, ti lasciamo al concorso. Serata di ieri qui.